Buongiorno a tutti voi e ben ritrovati con l'appuntamento dedicato alla Fondazione MAH. Oggi ci occupiamo di frutticoltura, parliamo di due problematiche sulle quali l'attenzione della Fondazione MAH è molto alta, parliamo di moria del melo e colpo di fuoco batterico. Iniziamo da quest'ultimo, parliamo di colpo di fuoco batterico che è causato dal batterio Erwinia amylovora. Lo scorso anno il problema si è manifestato con una certa virulenza, soprattutto in Valsugana. Quest'anno invece non è un'emergenza. Ci spiega tutto Maurizio Bottura del Centro Trasferimento Tecnologico. Il colpo di fuoco è una malattia provocata da un batterio, l'Erwinia amylovora, che colpisce tutte le colture appartenenti alla famiglia delle rosacee, per cui melo, pero, ma anche tante colture ornamentali come le rose, la rosa canina, il sorbo degli uccellatori, il cotonaster, la piracanta, eccetera. Non è mai stato un grosso problema, anche se è presente dal 2005 sul nostro territorio, fino allo scorso anno. Nel 2020 abbiamo avuto un'esplosione di questa problematica soprattutto in Valsugana e in alcune zone circoscritte della Val di Non. Questo perché? Perché nel 2020 si sono registrate delle condizioni climatiche particolarmente favorevoli verso la fine di aprile, primi di maggio, a seguito di temperature mediamente elevate e piogge infettanti nel momento di massima sensibilità della pianta, soprattutto gli impianti giovani, che è quando c'è la fioritura o verso la fine della fioritura. Quest'anno queste condizioni climatiche così favorevoli non si sono fortunatamente registrate perché è stato freddo, è stata una primavera tendenzialmente più fredda e condizioni climatiche meno favorevoli allo sviluppo del batterio, e anche perché i tecnici hanno monitorato molto più attentamente la problematica, attingendo anche a modelli previsionali e dando indicazioni tecniche nel momento in cui poteva presagire che ci fossero le condizioni climatiche per uno sviluppo del batterio, utilizzando trattamenti fungicidi preventivi. Ora parliamo di un'altra malattia che sta preoccupando il mondo agricolo, che è la moria del melo. Parliamo sempre con Maurizio Bottura dei sintomi e dei danni che crea. La moria è una problematica che ciclicamente negli ultimi 10 anni può presentarsi nei frutteti o in alcuni frutteti della provincia di Trento. Non è legata a un problema fitosanitario specifico, ma anche se non abbiamo indicazioni specifiche certe, sembra sia legata a una serie di fattori climatici, di temperatura, di età del frutteto, di tipo di terreno, che quando queste condizioni raggiungono tutte una certa rischiosità si manifestano con la problematica della moria. Le condizioni climatiche predisponenti sono sicuramente degli inverni rigidi e siccitosi, ma si manifesta maggiormente in terreni dove la capacità di ritenzione idrica è ridotta, pertanto soprattutto in terreni sciolti. I sintomi con cui questa malattia si manifesta sono soprattutto degli stentati accrescimenti, soprattutto nel momento cruciale della fioritura, che è il momento di maggior stress della pianta. Potrebbe essere causata da dei problemi di traslocazione linfatica, per cui dei danni causati al legno interno del fusto della pianta, ma non ne siamo del tutto certi. Ed è per questo motivo che spesso, mettendo assieme le condizioni climatiche, gli inverni rigidi e siccitosi, il tipo di terreno, compaie a zone anche all'interno dello stesso appezzamento. Non c'è una continuità, ci sono proprio delle zone dove questa malattia si manifesta in maniera maggiore rispetto ad altre. Quali sono gli strumenti per fronteggiarla? Gli strumenti per fronteggiarla sono veramente pochi e dobbiamo ancora conoscere in profondità questa problematica e associarla a determinate situazioni. Gli strumenti per fronteggiarla sono quelli di stimolare la pianta con eventuali input di concimazione per cercare di stimolarne maggiormente la crescita. Le indicazioni tecniche per contenere la malattia non sono strettamente legate alla conduzione del singolo appezzamento, ma sono più legate alle condizioni climatiche. Pertanto, al verificarsi delle condizioni climatiche di certi inverni, dobbiamo cercare di contrastarla con delle appropriate pratiche agronomiche al risveglio vegetativo e nella immediata primavera successiva. Ed ora il consueto spazio con le nostre rubriche. Siamo presso la Fondazione Edmund MAH al Centro Ittico Sperimentale.
Oggi iniziamo una nuova rubrica che riguarderà il mondo del pesce e dell'acquacoltura. Parlando di pesce e di acquacoltura, ovviamente il primo concetto fondamentale da spiegare è il fatto tra la diatriba tra il pesce pescato e il pesce allevato. A livello mondiale possiamo dire che la popolazione è in costante crescita, quindi aumentando la popolazione aumenta il bisogno globale di cibo. Il pesce è un fondamentale alimento per la nutrizione umana e per questo la richiesta di cibo e quindi di pesce a livello globale sta continuamente aumentando. Una volta il pesce era solo di origine naturale, quindi pescato. Tuttavia, la costante crescita della domanda e il fatto che il pesce di origine naturale è una risorsa finita ha fatto sì che negli anni 90 si raggiungesse il limite di produzione biologica dei nostri mari e dei nostri oceani. Dagli anni 90 è iniziata una crescita esponenziale di quello che è il prodotto di acquacoltura. Rispetto ad altre produzioni zootecniche, l'acquacoltura è importante perché, rispetto alle produzioni di tipo terrestre della zootecnia, ha un minor impatto ambientale e quindi anche dal punto di vista della sostenibilità l'acquacoltura può essere un alimento di tipo maggiormente sostenibile. Spesso quando si parla del prodotto di acquacoltura si definisce il fatto che il prodotto di origine naturale, quindi pescato, sia più pregiato rispetto a quello di acquacoltura. Tuttavia possiamo dire che dal punto di vista scientifico i livelli nutrizionali del pesce pescato e di quello allevato sono sostanzialmente equiparabili. Grazie per l'attenzione e arrivederci alla prossima puntata. Anche per oggi è tutto, io vi saluto e vi ringrazio per l'attenzione. L'appuntamento con la Fondazione MAC torna fra 7 giorni. Arrivederci.